È la volta di parlare del mantice. Il mantice per fisarmonica è uno dei tre macrocomponenti dello strumento, occupa la parte centrale dello strumento stesso e ha funzioni specifiche. La funzione del mantice principalmente è quella di immagazzinare aria, di comprimerla e di convogliarla laddove sono presenti le voci armoniche che naturalmente colpite dall'aria fanno vibrare le loro ance libere. Il mantice attraverso la sua funzione dà anche quello che noi chiamiamo espressione al suono stesso. Il mantice veniva costruito con materiali totalmente naturali. La parte del leone per la funzione del mantice era data dal cartone, da questo cartoncino teso che vedete nelle mie mani, veniva sapientemente piegato a mano con degli strumenti assimilabili alle morse, le morse da idraulico per interci o da officina, con l'ausilio di una cera, di un listello, di un cilindro di metallo, veniva sapientemente modellato e veniva formato questo che vedete alla mia destra. Questo è una scocca di mantice per fisarmonica, questo era un tempo e questo, signori, è la stessa cosa che otteniamo oggi. Naturalmente i materiali sono cambiati, sono più performanti, più leggeri, ma fondamentalmente il cartone naturale è rimasto. Quindi possiamo dire che la fisarmonica si compone di tanti componenti totalmente rispettosi dell'ambiente e quindi ecosostenibili. Sinora abbiamo parlato di come venivano costruiti i mantici in passato, ora se mi seguite nell'azienda Galassi vi mostrerò come vengono prodotti attualmente. Il materiale usato in parte è quello storico tradizionale, in altre situazioni invece i materiali di un tempo sono stati sostituiti e sono stati sostituiti per migliorare le loro performance ma soprattutto per essere molto rispettosi dell'ambiente. Questo è un mantice la cui bordatura ed è la protezione di superficie non viene più fatta in PVC, che è un materiale polivinil cloruro altamente tossico e inquinante, ma viene prodotto con una tela naturale, con una resina altrettanto naturale. Questo materiale può essere impattato e lavorato con raggi laser che non emettono fumi tossici. In questo caso, oltre al taglio classico tradizionale, vediamo anche una lavorazione di superficie. Altra cosa a cui tengo in modo particolare per evidenziare l'aspetto della sostenibilità del mantice sono le colorazioni che vengono date agli angoli. Queste colorazioni un tempo venivano fatte in galvanica con un processo chimico altrettanto impattante. In questo caso invece la lavorazione viene fatta in maniera fisica con un processo che si chiama di sublimazione del metallo. Polveri naturali vengono praticamente sublimate e diciamo così fatte penetrare all'interno dell'acciaio. Questo assicura una grande tenuta, assicura nel tempo diciamo così anche una forza diciamo aumentata dell'angolare. Naturalmente la ricerca, l'innovazione non si ferma mai, ma siamo, vi posso dire, già impegnati per risolvere altre determinate problematiche come il montaggio in automatico delle pelli interne di tenuta dell'aria. Questo è un passaggio molto cruciale, molto critico, perché se la pelle non viene montata al meglio c'è il rischio di qualche piccola uscita d'aria che rende diciamo così non perfettamente performante il mantice. Noi stiamo lavorando in quella direzione con una macchina robotizzata che in aiuto a quello che è l'operatore sostanzialmente dovremmo, questo è l'obiettivo, ottenere dei risultati sicuramente migliori e performanti.